Buongiorno, è giovedì 27 novembre, questa è la rassegna stampa di Video 33, nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione, una giornata all'insegna del cielo nuvoloso, copertura su tutta la provincia di Bolzano, non si escludono alcune deboli precipitazioni soprattutto lungo la cresta di confine. In regia abbiamo Mohamed Al-Masmoudi, col suo aiuto diamo un'occhiata alle aperture dei quotidiani che troviamo in edicola. L'Alto Adige dedica la sua prima pagina a degli Agostini che si fa da parte, il presidente del consiglio comunale accusato di molestie, lascia la guida del consiglio, però dice io non sono un violento. Disastro privacy, i medici dicono i pazienti saranno le prime vittime, tutto ruota intorno al nuovo concetto delle cartelle cliniche. La cronaca cura del Corriere dell'Alto Adige identica. Apertura degli Agostini si è dimesso, non sono un violento, dopo la sfiducia dei Verdi per le presunte molestie all'ex compagna. La cronaca a cura del quotidiano in lingua tedesca Dolomiten ci si occupa di solidarietà anche per questo 2014, al via la campagna di sensibilizzazione, ma soprattutto raccolta fondi a firma di Südtirol Hilft, Alto Adige Aiuta, una serie di iniziative su tutto il territorio altoatesino per dare sostegno ai meno fortunati. La cronaca ancora in lingua tedesca con il quotidiano Tageszeitung, la pillola del giorno dopo, anche in Italia, quindi anche in provincia di Bolzano, potrebbe essere possibile tra qualche tempo ottenere questo farmaco senza ricetta medica, l'allarme lanciato da alcuni ginecologi, soprattutto riguardo il carico ormonale di questo farmaco che sarebbe da assumere solo in caso di estrema necessità. Ancora con la cronaca locale in lingua tedesca, con il settimanale FF, come ogni giovedì lo troviamo in edicola, un'analisi all'interno riguardo la stampa altoatesina, soprattutto dal punto di vista dei bilanci, ma anche della qualità. In sostanza calano le vendite, cala la raccolta pubblicitaria, quindi problemi di denaro, ma ci si chiede come il buon giornalismo possa comunque sopravvivere anche in queste condizioni. Andiamo a livello nazionale ed internazionale con il Corriere della Sera. Resa dei conti in Forza Italia, vertice al Colle, intanto tra Napolitano che chiede a Renzi di fare le riforme con l'opposizione. All'interno di Forza Italia, Fitto dice azzeriamo tutto, non dobbiamo essere subalterni a nessuno. Berlusconi però non rompe. Le tendenze, le storie dei giovani più cliccati in Italia, tutto ruota intorno a internet, a YouTube, si va dal mondo della cucina a quello del trucco, cabaret, ma anche palestra e fitness, un approfondimento a pagina 29. E poi il Sole 24 Ore, parte il piano Juncker, per ora solo 21 miliardi, è stato presentato ieri a Strasburgo il fondo che punta a generare investimenti per 315 miliardi di euro. Torniamo alla cronaca dalla provincia di Bolzano con il quotidiano Alto Adige, la prima pagina, e poi vedremo alcune notizie al suo interno, oltre alle dimissioni di degli Agostini da presidente del Consiglio comunale. Ci si occupa, abbiamo visto poco fa, di sanità, le forti preoccupazione da parte degli addetti ai lavori, medici in prima linea, riguardo le nuove cartelle cliniche, le cosiddette cartelle secretate, che però rischiano di paralizzare gli ospedali. Calci e pugni all'ex compagno è stato arrestato, tutto questo è accaduto a Vipiteno. E poi il caso Vittorio, l'avvocato Anna Vittorio con l'avvocato Andriolo ha ricevuto la comunicazione, in sostanza dovrà restituire 120 mila euro. Stalker violento, condannato a 1 anno e 8 mesi, il processo in tribunale a Bolzano. Inceneritori, rifiuti da fuori provincia, l'Alto Adige è pronto al ricorso e ancora a fare l'affare di Natale, mercatini, business milionario. Guardate la mappa interattiva pubblicata dal quotidiano Alto Adige a pagina 29 e ci sono buone notizie, vedremo tra poco i dettagli. L'ex Memke, rilancio da 2 milioni di euro, positivo incontro ieri tra Pugliese, Compacere e i sindacati. Sempre il quotidiano Alto Adige si occupa in prima pagina della sentenza nei riguardi di Elena Artioli, irruzione nella sala di giunta, è stata assolta Elena Artioli accusata di interruzione di pubblico servizio e per quanto riguarda gli episodi di violenza e intolleranza interviene l'assessore comunale Gallo che dice la crisi non è un alibi per razzismo e odio etnico. La morte del maestro, commozione nel mondo culturale ma non solo,
a Laives, addio a Sergio Macagnan. Andiamo nel dettaglio ora di alcune notizie. Abbiamo visto poco fa la presa di posizione dell'assessore comunale Luigi Gallo riguardo il razzismo e l'odio etnico. La crisi non è un alibi. L'assessore comunale rifarebbe il post su Facebook che gli è valso migliaia di insulti. Siamo alla follia, risponde l'assessore. Chi non dice di voler bruciare i rom o lasciare affogare c'è chi dice che bisogna lasciare bruciare i rom oppure lasciare affogare i profughi. Tutto questo va assolutamente combattuto. Ancora con la cronaca, il dettaglio, la buona notizia che interessa decine e decine di lavoratori, circa 200 dipendenti della ex MEMC a Sinigo, rilancio da 2 milioni di euro, pugliese incontra sindacati e il presidente della provincia Arno Compacer conferma gli obiettivi, sono 4.000 tonnellate di prodotto e 200 dipendenti una volta raggiunto il pieno organico. Lasciamo il dettaglio della cronaca a cura del quotidiano Alto Adige, passiamo al Corriere dell'Alto Adige, anche in questo caso la prima pagina, abbiamo visto poco fa identica apertura riguardo la scelta rassegnare dimissioni da parte del Presidente del Consiglio Comunale di Bolzano. Degli Agostini si è dimesso, la sua difesa è quella dei giorni scorsi, non sono un violento. Malattia, i sindacati frenano, sappiamo, il certificato per il primo giorno viene fortemente contestato, l'assessore De Eeg severa, non ci sarà nessun privilegio, la trattativa parte subito in salita, insegnanti intanto gli scatti arretrati saranno pagati. Giornata da non perdere, domani in memoria di Giorgio Ambrosoli, premio Giorgio Ambrosoli, eventi in tutta la città di Bolzano, ci sarà anche il figlio dell'avvocato milanese ucciso nel 1979 da un killer pagato secondo la giustizia, pagato da Sindona. Consigliere regionale Lombardia, Ambrosoli lancia un appello, vedremo tra poco qual è questo appello. Fondo sanitario Raiffeisen Gasser dice l'alternativa alla ASL, una vera e propria rivoluzione, Raiffeisen che anticipa tutti, asse tra giunte per impedire l'import dei rifiuti, vedremo tra poco i dettagli di quanto è nato ieri dall'incontro tra Compacer e il sindaco Spagnoli. Laborfonds accoglie atipici e partite IVA, il presidente Briosi dice la svolta è storica, fondo strategico pronti 50 milioni di euro. Andiamo nel dettaglio allora, rifiuti importati, Spagnoli e Arno alzano le barricate, vertice in comune, ci opporremo, dicono sia il presidente della provincia sia il primo cittadino del capoluogo, evitiamo messaggi devastanti, ma a Trento ora ci sperano, l'alto là che arriva dall'assessore comunale Luigi Gallo. E ancora con la cronaca a cura del Corriere dell'Alto Adige, diffondiamo la cultura delle regole. A Bolzano, il figlio dell'avvocato Ambrosoli, ognuno può scalfire la criminalità anche nel suo piccolo. Politica e giustizia, una volta guardavo i dibattiti parlamentari per capire meglio una legge, a vedere quelli odierni invece mi viene la paura, modello negativo, parla sempre il figlio di Ambrosoli, norme vengono vissute come scocciature, chi le rispetta è giudicato come un incapace. Come detto, domani una serie di appuntamenti, dalla Camera di Commercio fino al Teatro Rainerum, eventi, workshop e anche l'intitolazione di una piazza. Lasciamo la cronaca in lingua italiana, passiamo a quella in lingua tedesca, a cura del quotidiano Dolomiten, rapidamente per vedere il dettaglio di una delle notizie che troviamo in prima pagina, e cioè la riforma sanitaria che interessa anche il mondo del trasporto pazienti, trasporto infermi, bisogna trovare nuove regole per cercare di ridurre le spese. E ancora, Südtirol hilft, Alto Adige aiuta, la campagna di raccolta fondi dedicata, come detto, ai meno fortunati, una serie di appuntamenti da non perdere in tutta la provincia che vedono il coinvolgimento anche di personaggi noti del mondo della cultura, dell'economia e della politica. Sempre per la cronaca ci si prepara all'invasione di turisti, invasione ben accetta per i mercatini di Natale, una serie di iniziative anche per garantire la massima sicurezza sulle strade. E sempre per la cronaca a cura del quotidiano Dolomiten, l'iniziativa che ha visto la premiazione di alcuni agricoltori, ma non solo, per il progetto del turismo che incontra l'agricoltura, un progetto in ambito euregio, premiazione alla Camera di Commercio di Bolzano. Importanti novità per il futuro dello Stadio Druso, è stato deciso ieri di comune accordo tra provincia e comune una nuova iniezione di denaro per arrivare ai risultati tanto sperati, soprattutto la ristrutturazione delle tribune, si alzano i costi fino a 10 milioni di euro. È tutto anche per la cronaca a cura del quotidiano Dolomiten, una rapida occhiata sempre alla cronaca
cronaca in lingua tedesca con il settimanale FF. Abbiamo visto la notizia in apertura, in copertina, e cioè lo stato di salute della stampa altoatesina. Ci sono problemi di vendite, ci sono problemi di raccolta pubblicitaria, una serie di interviste ai vari direttori dei quotidiani e settimanali, e a pagina 35 i bilanci pubblicati per il 2013 con le cifre di coloro che hanno raggiunto risultati positivi, ma anche coloro che hanno dovuto subire pesanti perdite. È tutto, ci fermiamo qualche istante. Vi ricordo, come sempre, come ogni giovedì, una serie di appuntamenti che interessano la nostra programmazione. Zoom, l'appuntamento da non perdere con Alan Conti, che avrà in studio un ospite d'eccezione, e cioè il presidente della provincia, Arno Compaccer. Ad un anno dalle elezioni, un bilancio di quanto fatto dalla Giunta, ma quanto rimane ancora da fare. Zoom con Alan Conti questa sera alle ore 20, si va in replica alle 22 e alle 23 su Video 33. Su STF invece, come ogni giovedì, torna Pusterthalfenster, la finestra di informazione dedicata alla Valpusteria, Brunico dintorni, attualità, politica, cultura, sport, tradizione, ma molto altro ancora. Come detto, su STF ogni giovedì, gli orari li sapete, alle 17:30, 19:30, 21:30 si va in replica nel fine settimana. Noi ci fermiamo qualche istante e poi in studio di nuovo a vedere le previsioni meteo. Genuino dell'Alto Adige dal 1857. Speck Alto Adige Senfter. Qualità e gusto. Senfter, saper fare, saper vivere. Lono Maximilian. Mirko Quinz. Ira Dauphin. Siamo nello sport. Alto Adige Sport, ogni lunedì alle 20. La prima webcam che vi proponiamo questa mattina ci porta in Val Pusteria. Questo è l'abitato di Brunico. Questa mattina intorno alle 6:05 vedete tempo perturbato anche in questa zona dell'Alto Adige. Come detto, non si escludono deboli precipitazioni, soprattutto lungo la cresta di confine. Ci spostiamo, come nostra abitudine, all'imbocco della Val Venosta. Questo è alle porte, siamo alle porte dell'abitato di Foresta in direzione della città di Merano. Come sempre, grazie alla collaborazione con gli esperti meteo della provincia di Bolzano, siamo in grado di proporvi le immagini che ci arrivano dal satellite. Vedete le nuvole che interessano il nostro territorio. Purtroppo sarà così anche nella giornata di domani. Tra poco la grafica per capire quello che ci attende nella giornata di oggi, in mattinata e nel corso del pomeriggio, con una rapida occhiata anche ai prossimi giorni. Come annunciato in apertura della nostra rassegna stampa, tempo nuvoloso su tutto il territorio altoatesino, temperature minime e temperature massime in linea con gli ultimi giorni. A Bolzano e Merano, nelle ore più calde, avremo 10 gradi. Io vi ricordo che gli aggiornamenti di queste previsioni sono a vostra disposizione su Facebook, Alto Adige Meteo, e come sempre anche all'interno del nostro sito internet, nella sezione riservata alla Mediateca Online. Alcuni appuntamenti da non perdere, in particolar modo uno, a iniziare da ieri, ma che continua oggi e si prosegue fino al 6 gennaio, edizione 2014 della Foresta Natalizia nel Giardino della Forst a Foresta. E in tema proprio di appuntamenti e di Foresta Natalizia, i dettagli di questa notizia li trovate anche all'interno del nostro sito internet goinfo.it, inaugurata ieri alla presenza di Margherita von Manstein e la figlia Cellina, l'edizione 2014 della Foresta Natalizia, un progetto a sfondo benefico. Verranno raccolti fondi e non solo per aiutare coloro che si trovano più in difficoltà in provincia di Bolzano. Io vi ricordo anche il nostro sito internet www.video33.it, potete avere
avere come sempre aggiornamenti in tempo reale riguardo le condizioni meteo. Potete avere la possibilità di rivedere questa rassegna stampa, le edizioni dei vari telegiornali all'interno della Mediateca online a vostra disposizione, i principali contributi filmati andati in onda nelle ultime ore. Io vi ricordo anche che l'informazione di Video 33 torna puntuale alle ore 13 e alle ore 19 con le nuove edizioni dei nostri telegiornali. Come sempre vi ringrazio per aver scelto ancora una volta la nostra emittente e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ariete. Un amico ti inviterà fuori e nascerà un intenso confronto professionale cui seguiranno scelte importanti. Toro. Tutto abbastanza confusionale oggi. Devi darti tempo e cominciare a mettere a fuoco una situazione per volta. Gemelli. Oggi affronterai la giornata pensando che tutto finalmente stia girando nel verso giusto, senza particolari picchi di entusiasmo. Cancro. Lavoro ok. Amore KO. Periodo di grandi incomprensioni con il partner. Pensa prima di parlare. Leone. Ed ecco che torna l'equilibrio e ogni cosa sembra rispondere e corrispondere ai suoi desideri, successi al lavoro e forse nuovi progetti. Vergine. Oggi non sei in piena forma fisica, rimanderai qualche impegno e dovrai riposare per recuperare le forze. Bilancia. È tempo di sentimenti e relax. Forse sceglierai di dedicare del tempo a te e dopo il lavoro andrai in piscina o in una beauty spa. Scorpione. I colpi bassi spesso arrivano quando meno te lo aspetti, da insospettabili pseudo amici colleghi fidati. Sagittario. Incontrerai un lui o una lei cui non riuscirai a togliere gli occhi di dosso. Se sei single, agisci. Se non lo sei, pensa. Capricorno. Non ami essere dato per scontato e oggi difenderai la tua posizione e metterai qualche puntino sulle i con successo. Acquario. Finalmente le risposte che aspettavi sono arrivate e da oggi forse puoi cominciare a pensare al domani con serenità e progettualità. Pesci. Anche tu, così discreto e solitario, avrai bisogno di quell'amico di sempre che ti capisce anche senza parlare.